Ciao a tutti, bentornati sul canale di Daniel. Come promesso nel precedente video, oggi faremo l'unboxing di Chrissy Montero della linea di Bisho You. Analizziamo subito la scatola, di colorazione direi neutra come per Lily, cioè arancione nera. Dietro abbiamo la statuina nella sua posazione e abbiamo la seconda uscita della linea, che era Alisa Bosconovic. Adesso analizzeremo il contenuto. Ecco qua, abbiamo il blister, ecco qua Chrissy. Apriamo con calma, vediamo un po'. Ecco qua la nostra Chrissy Montero, siamo sotto le istruzioni. Piene di scotch, ecco qua. Andremo a vederle dopo. Abbiamo la solita plastica per avvolgere il personaggio. Con molta calma ce la facciamo. Messo un chilo di plastica questa statua. Allora, addirittura qui togliamo quella dalla base. Ecco qui la nostra Chrissy Montero, veramente molto bella per essere una, stata la prima che hanno fatto. È veramente realizzata molto bene. Anche questa piena di dettagli, come queste ali di farfalla sui pantaloni, queste specie di cordicine che dovrebbero essere caratteristiche dei costumi da capoeira, credo. Adesso non ricordo bene il nome. Il viso è bellissimo, adesso ve la faccio vedere meglio. Molto bello. Potete ammirarla in tutto il suo splendore, veramente bella, dettagli davvero fatti bene. Andiamo a mettere il solito dischetto, se riusciamo a aprire. Ecco qua. Qua ci saranno i soliti dischetti, ecco qua, perfettamente. Andiamo a prenderli. Dunque, noi andremo sicuramente a mettere questo del personaggio, che i soliti, con la scritta e la firma. Dunque, faccio rivedere le istruzioni che ormai conosciamo tutti, come smontare lo stand e i tre dischetti da mettere.
Eccola qua. Andiamo a posizionare il dischetto. Non mi sembra molto stabile questo. Allora, eccolo qua. Bellissima in tutto il suo splendore. Sicuramente un'altra nota positiva per queste statue. Procederemo con l'ultima recensione delle uscite, cioè Junkazama. La consiglio a tutti questa. Un saluto da Daniel e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!